L'azienda cinese Vivo sempre più spesso sta cercando di puntare con i suoi prodotti ad un pubblico più giovane. E quale strumento utilizzare se non una grandissima fotocamera frontale come quella presente su questo Vivo V23? Un dispositivo che in Cina è già stato presentato da un po', in Italia è arrivato soltanto di recente e non è arrivato insieme al suo fratello maggiore, la variante Pro, che invece è destinata soltanto al mercato asiatico. Io non voglio perdere altro tempo in chiacchiere perché c'è tanto da raccontare di questo Vivo V23. E lo faccio come sempre dopo la sigla. Vivo V23 riprende un po' le linee già viste su iPhone di Apple e insomma d'altronde chi non prende ispirazione da altri produttori che sono nel settore da un po' più di tempo. Mi riferisco ovviamente alle forme squadrate a mattonella con gli angoli arrotondati. Fatto sta comunque che il dispositivo è bello, si tiene bene in mano con le sue dimensioni pari a 157.2 x 72.4 x 7.4 mm, non eccessive e che con un peso piuttosto bilanciato di soli 179 grammi contribuiscono a rendere lo smartphone maneggevole. Il fiore all'occhiello del nuovo smartphone di Vivo sta nella back cover che cambia colore quando esposta ai raggi UV. Io purtroppo su queste cose tendo ad essere sempre un po' più sfortunato, non so per quale motivo, adesso era capitato in passato con il Realme, mi capita adesso la stessa cosa con il Vivo. Fatto sta insomma che l'ufficio stampa mi ha mandato la versione tradizionale black che non muta colore con l'esposizione ai raggi UV, per cui insomma non riesco a farvela vedere dal vivo, ma vi farò vedere insomma qualche scatto del video insomma di presentazione del dispositivo dove appunto c'è questa mutazione del colore. La cover posteriore tuttavia è realizzata in vetro con una sensazione liscia al tatto e piuttosto morbida che si interrompe nei pressi del logo, che è quasi stampato in rilievo, piuttosto elegante da vedere e da toccare. Inutile dire che l'azienda è stata furba sugli aspetti legati alle finiture, perché su questo smartphone, ad eccezione del display, farete fatica a trovare delle impronte sia lungo la back cover che lungo il frame laterale, anch'esso con finiture lisce ed opache. La parte frontale del dispositivo è quella che maggiormente somiglia ad iPhone, ma non facciamo i puntigliosi. Il V23 di Vivo possiede una notch più piccola di iPhone, ma con la stessa forma, ed in più lungo la parte inferiore dello schermo è presente anche un buon sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo, il quale funziona bene ed è decisamente preciso. Per quanto riguarda invece la disposizione dei tasti, l'azienda cinese ha condensato tutto sul lato destro, inserendo il bilanciere del volume del tasto power, lasciando il lato sinistro completamente vuoto. In alto è stato posizionato il secondo microfono, mentre in basso c'è il carrello per le due schede SIM, ma non la micro SD. C'è anche poi il microfono, il connettore USB-C e lo speaker che purtroppo è solo mono. La qualità dell'audio è buona, ben equalizzata e con un ottimo volume, nonostante lo speaker sia singolo. È assente invece la certificazione IP68 contro acqua e polvere. E per quanto riguarda il display, ragazzi, Vivo ha puntato su una soluzione Full HD+, con tecnologia di tipo AMOLED. La diagonale dello schermo è di 6.44 pollici, e devo dire insomma che è più piccolo della variante Pro, che come vi anticipato non arriverà sul mercato europeo, ma in compenso possiede comunque la compatibilità con HDR10 Plus ed un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, e francamente vi dirò ragazzi, avrei desiderato almeno i 120 Hz, soprattutto per la fascia di mercato all'interno della quale si inserisce il dispositivo. Nel complesso la qualità di questo pannello è più che buona, i colori sono limpidi ed il display gode di un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Non è senza dubbio tra i pannelli più luminosi presenti sul mercato in questa fascia di prezzo, ma davvero è difficile lamentarsi. Manca la compatibilità con il Dolby Vision, ma in compenso c'è l'HDR10 e 10 Plus, oltre che l'HLG, tutto sfruttabile anche su piattaforme come YouTube, ma non ancora su Netflix, che tuttavia gode di massima qualità video grazie alle certificazioni Widevine L1 che sono assolutamente presenti. Buoni poi i vari menu per la personalizzazione dei colori, oltre che la frequenza di aggiornamento regolabile tramite tre selettori a 60 e 90 Hz, oppure in modalità automatica, che vi sconsiglio assolutamente in quanto lo smartphone tende a scalare sempre la frequenza di aggiornamento a 60 Hz, quindi con la modalità automatica riduciamo l'uso dei 90 Hz praticamente ai soli menu di sistema, e a volte anche lì viene scalata a 60. Non mi è piaciuto particolarmente invece il feedback al tocco o comunque in digitazione, e forse per questo motivo l'azienda lo lascia disattivato di default, una cosa che, se la memoria non mi inganna, non mi era mai capitata su un dispositivo Android. La piattaforma hardware scelta dal colosso cinese per il suo medio di gamma è di casa MediaTek, nello specifico si tratta del Dimensity 920 5G octa-core a 6 nanometri che ormai abbiamo visto un po' in tutte le salse e su non pochi dispositivi. E fun fact ragazzi, il dispositivo in questione, quello di oggi, il V23, è assolutamente il più costoso rispetto a tutti gli altri che integrano questa piattaforma hardware. In compenso però l'azienda qui inserisce 12 GB di memoria RAM affiancati ai 256 GB di storage che vi dicevo non sono espandibili. Tra l'altro questa è l'unica versione ufficialmente distribuita sul mercato
mercato italiano, anche se in Cina o comunque Vivo ha commercializzato una variante da 828 che, qualora fosse interessati ad acquistare questo dispositivo, è reperibile comunque su eBay, insomma su tanti altri store online. Tralasciando la parte commerciale che non ci riguarda, la piattaforma hardware di questo Vivo, come vi anticipavo, è già bella che rodata a pieno, motivo per cui lo smartphone è decisamente affidabile in qualsiasi situazione ed è in grado di assicurare prestazioni da top di gamma pur essendo a tutti gli effetti appartenente alla fascia media. Il Dimensity 920 di MediaTek fa bene il suo lavoro nel quotidiano, è attento ai consumi ed è attento anche al fattore temperature quando lo si usa sotto stress. La CPU di MediaTek e la buona ottimizzazione di Vivo permettono quindi a questo V23 5G di ottenere non solo buone performance in gaming con Call of Duty e altri titoli, ma anche di essere costante negli stress test eseguiti con Antutu o altri, dove lo smartphone mantiene le stesse performance dall'inizio alla fine dei test. E la parte più interessante, ragazzi, senza dubbio, è quella legata alle fotocamere. Non solo, però, le fotocamere posteriori, che tra l'altro, insomma, si tratta di classiche fotocamere da medio di gamma, quanto più la parte anteriore, che presenta ben due fotocamere, e non mi sto sbagliando, insomma, a dare questa specifica, perché, come avete ben capito, si tratta di due lenti, una camera anteriore principale da 50 megapixel ed una ultra grandangolare, sempre nella parte anteriore, avete capito bene, da 8 megapixel. Una breve infarinatura, tanto per essere chiari, voglio farvela sulle lenti. La prima lente da 64 megapixel f1.9, poi c'è una seconda lente ultra wide da 8 megapixel f2.2 e la lente macro da 2 megapixel. È presente in più il flash LED non solo nella parte posteriore ma anche in quella anteriore, dove ci sono due piccoli faretti attivabili all'evenienza e che eventualmente potete anche regolare nella temperatura tra calda e fredda. Analizzando nel dettaglio i risultati delle varie fotocamere, in linea di massima posso dirvi che gli scatti con la lente primaria sono di buona qualità, hanno dei buoni colori ed anche in condizioni di scarsa luminosità si riescono ad ottenere delle foto dignitose e con una velocità di messa a fuoco impeccabile. Lascia un po' a desiderare invece la camera grandangolare, che con i suoi soli 8 megapixel sfigura un po' con tutto il resto ed anche all'atto pratico si è dimostrata niente di eccezionale. E come tante altre lenti, certo, buone in ottime condizioni di luce, solo sufficiente quando c'è poca luce ed in entrambi gli scenari con una definizione purtroppo non altissima. Di notte invece realizza degli scatti nella media, anche se forse l'elaborazione software in alcuni casi risulta essere troppo aggressiva e si corre il rischio di snaturare un po' le foto. Ma veniamo invece all'aspetto più interessante, quello relativo alla qualità fotografica delle fotocamere anteriori di questo Vivo V23. Davvero non c'è nulla da eccepire a livello qualitativo, siamo di fronte a degli scatti che potremmo paragonare a mani basse a qualsiasi top di gamma attualmente in circolazione e ne sono pienamente convinto. Gli scatti possiedono una buona gamma dinamica, i colori sono naturali ed il bokeh non è troppo forzato via software come spesso accade. Tutto ciò vale per la camera principale da 50 megapixel, perché quella grandangolare è sì buona ma logicamente non regge il confronto. Molto pratici due LED per scattare i selfie di notte al buio e soprattutto sono interessanti e molto utili i toggle di regolazione della temperatura colore. Davvero complimenti a Vivo, perché ci sono alcuni accorgimenti come questo della regolazione della temperatura colore dei flash che vanno a fare la differenza nell'uso pratico di ogni giorno. La parte video poi è accettabile, anche se purtroppo manca la stabilizzazione ottica. La qualità massima disponibile è 4K a 30 frame per secondo, anche se ho fatto come al solito i miei test in Full HD 60 fps con stabilizzazione elettronica ed il risultato comunque sufficiente ma non tra i migliori visti sul top di gamma. A livello software invece mi sento di fare dei grossi complimenti all'azienda, perché si vede insomma che l'azienda si sta impegnando per distribuire i suoi prodotti anche sul mercato europeo, tant'è che insomma la sua ROM, la Fantaccio S in versione 12, è praticamente impeccabile. L'avevo già provata certo su dispositivi di fascia un po' più alta e ne ero rimasto colpito, ma anche su questo smartphone con hardware più limitato per così dire è praticamente sempre fulminea e reattiva, oltre che ricca di un gran numero di funzioni interessanti come lo split screen, l'uso ottimizzato ad una mano, un buon numero di personalizzazioni grafiche e via discorrendo. Il tutto ovviamente basato sull'ultima release di Android con patch di sicurezza aggiornata ai primi giorni di febbraio, per cui al momento non gli si può chiedere di meglio. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato alla batteria, Vivo forse per cercare di mantenere lo spessore limitato non si è potuta spingere un po' più oltre, tant'è che la batteria a disposizione è un'unità da soli 4200 mAh, che all'atto pratico potrebbero risultare un po' pochini per alcuni che insomma lo smartphone lo utilizzano in maniera stressante durante la giornata. Tuttavia però quello che posso dirvi è che con un utilizzo normostressante, per così dire, si riesce a raggiungere tranquillamente la fine della giornata senza grossi problemi, o comunque in caso di difficoltà, in caso di necessità, viene incontro la ricarica veloce fino a 44W che permette di ricaricare la batteria da 0 a 100 in poco più di 60 minuti. Ragazzi, veniamo al dunque, perché questo Vivo V23 arriva ufficialmente in Italia ad un prezzo un po' forse proibitivo. Sono 549 euro quelli richiesti
richiesti da Vivo al listino di questo device e forse sono un po' troppi, devo essere sincero. Mi sarei aspettato un prezzo inferiore di circa un centinaio di euro, un 450 euro probabilmente, sarebbe stata la giusta cifra da pagare per questo V23, che tolta la fotocamera anteriore da 50 megapixel con il doppio flash LED, insomma, che realizza degli ottimi scatti, devo dire che c'è tanta altra concorrenza molto valida sul mercato, per cui molti potrebbero essere tentati da altri dispositivi, tra l'altro con lo stesso hardware e nettamente più economici e vantaggiosi sul fronte del prezzo. Io, come al solito, vi invito con me a parlarne, insomma, nei commenti, e se avete delle domande o curiosità sono sempre qui a disposizione per voi. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Un saluto da Nicola per GizChina.it.